Ascoltiamo ora la testimonianza di una coppia che viene dalla Repubblica Ceca. Sono Josef ed Elena Veseli e ci raccontano qualcosa della loro vita quando erano giovani come noi. V době totality bylo všechno šedivé a ideologie, il comunismo tutto era grigio e l'ideologia penetrava ogni aspetto della vita. Nello stesso tempo però eravamo protetti contro il consumismo, che in fondo è un'altra forma di totalitarismo, quello delle cose. Il Vangelo ci aveva fatto scoprire che ogni uomo è nostro fratello e grazie a questo, grazie a questa cosa, riuscivamo a superare l'odio verso i comunisti al potere. Al liceo sono stata interrogata molte volte dalla polizia perché ero cristiana. Cercavano di spingermi a abbandonare la fede sotto la minaccia di vietarmi di accedere all'università. Un professore mi disse: ti odio, ma io sentivo che se ero cristiana dovevo amarlo. Mia sorella era impegnata in politica con i dissidenti. Fu gettata fuori casa con tutta la sua famiglia. Io condividevo il suo dolore, ma ero convinto che il modo migliore, in effetti l'unico modo di lottare, era di sostituire l'odio con l'amore e anche di amare i nostri nemici. Abbiamo ricevuto un enorme dono da Loreto, il modello della famiglia che volevamo seguire. La famiglia di Nazareth. Una madre, un padre, un figlio. Dio in mezzo a questa famiglia. Abbiamo così capito la Chiesa nella sua sostanza, e cioè che viva dovunque Cristo è presente in mezzo agli uomini, se essi si amano con l'amore con cui Lui ci ha amato. Questa piccola chiesa domestica è protezione e difesa contro ogni pressione dell'ambiente circostante. Grazie. Grazie a tutti per averci raccontato le vostre storie. Grazie. La preghiera continua ora in lingua ceca. Dei, oddio. Dei, oddio che dall'alto dei cieli ti chini sui figli degli uomini. Eccoci questa sera riuniti davanti a te, da Capo Nord allo stretto di Messina, dall'Islanda al Bosforo, dal Mar Baltico a Gibilterra. Siamo venuti pellegrini a Loreto, insieme al successore di Pietro e ai nostri vescovi. Ciascuno di noi porta in cuore, tu lo sai, le attese e le speranze, le gioie e le sofferenze, la preghiera del suo paese e specialmente dei giovani che lo abitano. La preghiera del suo paese e in particolare celle dei giovani che abitano. Souviens-toi de nous, Seigneur. Ricordati di noi, Signore. Na přímluvu svatých Benedikta, Cyrila a Metodie, ve stopách všech, kteří nás předešli a jejich svatost vytvořila náš kontinent, pomoz nám, abychom se v síle tvého ducha stali svatými, jejichž dnešní Evropa má tolik zapotřebí. Yeah.